lavoro, a proposito di manodopera a basso costo, ieri dicevamo il ministro Poletti ha avuto un'uscita a proposito ancora di giovani e lavoro, un'altra uscita che ha creato molte polemiche. Ha detto, insomma, in pratica Poletti che si creano più opportunità per i giovani giocando a calcetto che presentando un curriculum più o meno denso. Questo è un altro discorso. Il Movimento 5 Stelle è insorto e ha usato termini calcistici, ha detto sono parole da cartellino rosso. Anche nel Partito Democratico ci sono state delle prese di distanza rispetto alle parole di Poletti, che poi ha fatto una certa marcia indietro parziale. Ha detto io non è che sminuisco il valore dei curriculum, però insomma è molto importante il rapporto di fiducia che si può creare magari in occasioni anche sportive come una partita di calcetto. Vi faccio sentire cosa disse qualche tempo fa Poletti a proposito dei giovani, dei tanti giovani italiani che vanno all'estero a cercare lavoro e anche lì è successo un putiferio. Sentiamolo. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. Allora, al di là di come l'ha detto, gli chiedo una battuta rapida a tutti. Airaudo, lei peraltro è stato, no, il capo della FIOM, mi pare, nel suo passato anche, no? Dei metalmeccanici della CGIL, Sindacalista, un capo. sindacalista, sì, no, no, per così, magari a qualcuno è sfuggita la sua biografia. Quello che le chiedo è questo, allora, si dice le gaffe di Poletti, al netto di come è stato detto, però Poletti ha fatto una fotografia, direi, assolutamente banale di come funziona il lavoro in questo paese, cioè i rapporti di amicizia, i rapporti in un campo di calcetto o giocando a carte a volte contano di più di presentare curriculum a cui moltissime aziende non rispondono neanche. Almeno da questo punto di vista possiamo dire che non è stata ipocrita, almeno poi un altro discorso è che cosa bisogna fare, o no? Guardi, se Poletti fosse il dirigente di una polisportiva, lo dicesse al bar della polisportiva, potrebbe farlo, solo che è il ministro del lavoro. Sì. Allora il problema non è quello che ha detto, è quello che fa. Cioè lui è il ministro del lavoro. Allora qua abbiamo un problema di classe dirigente che purtroppo è stata selezionata più nei talk show televisivi che per le sue capacità e per le sue competenze. Le battute che alzano l'audience delle trasmissioni non servono a governare un paese. Sì. Non servono a governare un paese. Quindi il ministro del lavoro non può dire quelle cose, perché sostanzialmente facendo quella battuta ha alluso il fatto che il lavoro si trova con le raccomandazioni, con il Con le ruffianismo, conoscenze, no? vabbè, insomma, con le, però Ma non è adesso. così ancora, Guardi, drammaticamente è così? drammaticamente così perché la maggior parte delle persone trovano lavoro attraverso un sistema di relazioni personali, Sì. purtroppo. Non tutte per fortuna, ma è così perché noi abbiamo, come si dice, una politica del lavoro che è stata totalmente destrutturata. Noi abbiamo semplicemente, non avendo materie prime, abbiamo offerto il cervello e il corpo dei nostri cittadini al più basso prezzo possibile. Abbiamo svalutato le persone, svalutato il lavoro, questo abbiamo Però fatto. c'era una Siamo concorrenza spietata. Ho capito, siamo arrivati al fatto No, che no, questo le dico. governo, anzi, il governo precedente, scusi, l'equivoco è che Renzi, governo è Renzi, difficile sta dicendo, sì. distinguerli. Per capirci, il governo Renzi ha fatto pure dei manifesti nelle ambasciate dicendo alle multinazionali venite da noi perché i laureati costano di meno. Adesso, cioè, siamo proprio, come si dice, no, non si può fare così, non si può fare così. Manca una politica che aiuti le persone che hanno perso il lavoro a ritrovarlo. I nostri centri per l'impiego non funzionano, Sì. sono dei luoghi per raccogliere statistiche, non sono dei luoghi che fanno incontrare domanda Domanda e e offerta. offerta, Se sì. uno perde il lavoro resta solo, se è da solo si arrangia, intraprende, prova e qualche volta Allora, finisce. Però il aspetti. ministro del lavoro non può fotografare la realtà, deve dirci come la cambia, deve dirci come risolve i problemi e deve fare meno battute.